La speranza è la bontà d'animo, le armi più efficaci contro le ingiustizie e gli orrori che hanno contraddistinto la Seconda Guerra Mondiale. Per non dimenticare i fatti accaduti agli ebrei visti dagli occhi di una bambina. La musica della memoria, sabato 19 gennaio, ore 21:15, alla Casa della Musica, frazione Muriaglio di Castellamonte. Venerdì 25 gennaio, ore 21, al Piccolo Teatro Comico, Torino. Ben ritrovati a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Ospite di oggi un politico, imprenditore, giornalista, ex amministratore della città di Rivarolo, appassionato di politica estera, ma questo non è un segreto per nessuno. Una novità invece che da lunedì è approdato in libreria un suo libro, Ucraina, la guerra geopolitica tra Stati Uniti e Russia. Benvenuto Fabrizio Bertot. Grazie, grazie dell'invito e grazie a chi ci sta ascoltando adesso. Un titolo impegnativo, presumo anche il libro. Sì, è un titolo che, ecco, purtroppo quello che dico sempre è un titolo noioso. D'altra parte quello che io avevo proposto all'editore non è piaciuto perché era troppo di impatto, ma ed è stato utilizzato all'interno di un paragrafo quello che io avevo proposto per il libro. Qual ma, era? Come? Qual era? Il titolo era provocatoriamente Teste di Minsk, ma che chiaramente spiegando che Minsk non è in Ucraina, ma in Belorussia, ma perché Minsk è la sede dove le persone che in questo momento possiamo definire come i protagonisti della vicenda ucraina hanno iniziato a trovarsi e che rappresentano in questo momento la vera cabina di regia della vicenda ucraina, che è una vicenda che a noi può sembrare molto lontana, ma che in realtà per tutta una serie di questioni ci riguarda direttamente ed è anche uno spaccato, tra virgolette, delle vicende che stanno in questo momento travagliando il continente europeo e non solo. Una vicenda che incide comunque sull'Italia. Beh, incide sì, perché comunque la vicenda ucraina ha dato origine a quella che è la guerra commerciale con la Federazione Russa, quindi tutto il tema delle sanzioni, che peraltro come Piemonte ci riguarda anche direttamente, perché a seguito di questo scambio di cortesie, che proprio cortesie non sono, in questo momento noi piemontesi non possiamo esportare i nostri prodotti agroalimentari presso la Federazione Russa, le nostre imprese che operano nel settore tecnologico in certi ambiti, quindi quelli legati alla trivellazione, quindi tutto il settore petrolchimico, non possono esportare la propria tecnologia. Chi lavora con istituti di credito che operano sul territorio della Federazione Russa ha un sacco di problemi, quindi diciamo che un duro colpo alla nostra economia, che già insomma non sta attraversando uno dei momenti migliori. Nonostante questo, sembra che non sia molto sottolineato questo, che non ci sia molta attenzione da parte dei governi a questa vicenda e quindi a questa ripercussione. Diciamo che in questo momento sulla pelle degli ucraini si sta giocando una partita internazionale importante, perché sotto certi aspetti è la riedizione del vecchio clima della guerra fredda, della quale l'Italia non aveva assolutamente né bisogno né nostalgia. E di conseguenza l'Italia subisce in questo momento i danni peggiori, ma la politica italiana non è in questo momento attrezzata per affrontare il tema con le due grandi superpotenze che si stanno confrontando, quindi gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa. Come è nata l'idea di scrivere questo libro, di raccontare questa vicenda? Ma è nata quando io, quando ero appunto al Parlamento europeo, ho avuto l'opportunità di essere osservatore internazionale nell'ambito di quel discutibile referendum con la quale la Crimea, la penisola di Crimea, ha scelto di staccarsi dall'Ucraina per aderire alla Federazione Russa, referendum che non è stato riconosciuto da gran parte della comunità internazionale, che è stato anche
diciamo, interpretato come un gesto ostile da parte della Federazione Russa, anche se comunque dobbiamo riconoscere che è stata un'annessione, senza nemmeno sparare un colpo, se vogliamo parlare in termini militari. Nello stesso tempo, da lì sono nate tutta una serie di vicende che mi hanno direttamente coinvolto, perché appunto essendo io a Simferopoli in quei giorni, avendo vissuto tutto il clima del referendum, sono stato poi successivamente invitato a parlare di quello che ho visto. Sono anche stato sottoposto a censura, anche provvedimenti molto, molto seri, molto gravi, dei quali in questo momento porto ancora le conseguenze. E poi successivamente sono stato nell'Ucraina orientale, quella che in questo momento alcuni media descrivono come occupata dai russi, che in realtà non è occupata dai russi, è semplicemente una parte di Ucraina che è in dissenso rispetto alle scelte di Kiev. Ma non dimentichiamo che Kiev in questo momento c'è un governo che è il risultato di una sorta di rivoluzione colorata e pacifica, ma pacifica non tanto perché ci sono dei morti. Devo dirvi, sono stato in quei posti diverse volte. Il mio è un approccio da italiano, quindi di colui che anche con un sentimento, una cultura d'impronta cristiana, non può accettare che a meno di 1.000 chilometri dai nostri confini ci sia un cristiano che sta ammazzando un altro cristiano. Un lavoro scritto a quattro mani Sì. con Antonio Parisi. Sì, con Antonio Parisi, una giornalista, già direttore di importanti quotidiani, di televisioni. Che chiaramente sa scrivere meglio di me, che sono solo giornalista pubblicista e ho meno occasioni di scrivere. Peraltro, appunto, un dialogo con lui, che è uno storico, un esperto soprattutto di storia e di religione, abbiamo così iniziato a chiacchierare sull'argomento. Poi, sulla base di quelle che sono state le mie esperienze, sulla base invece di quello che è la sua cultura, abbiamo capito che c'erano gli elementi per fare un libro, dove chiaramente mi sono occupato più della parte geopolitica ed economica, lui più della parte storica, culturale e religiosa, ed è venuto fuori un lavoro che rispecchia a 360 gradi tutto lo scenario che ha attraversato questo territorio, al di là di tutta una parte storica, per capire anche che cos'era l'Ucraina prima del famigerato Maidan, ma soprattutto per capire qual è stata l'evoluzione di un territorio che in questo momento sta pagando le conseguenze di una guerra tra due grandi superpotenze, una vincitrice della cosiddetta guerra fredda, che sono gli Stati Uniti d'America, e un'altra invece che, dopo aver conosciuto la fame e il freddo, sta riscattandosi a volte con diciamo, la voglia di ritornare ad essere quella dei tempi dell'Unione Sovietica, chiaramente liberata dal giogo del comunismo. Quindi con l'amico Parisi ho vissuto un'esperienza importante, durata quasi 2 anni, perché questo è stato il tempo necessario a scrivere questo libro, ma anche, diciamo, fatto con quello spirito un po' goliardico. Non per quanto riguarda i temi trattati, ma diciamo l'approccio, la disinvoltura che ho sempre avuto quando mi sono recato su quei territori, su quei posti, a dialogare direttamente con le persone. L'obiettivo di questo lavoro è raccontare la vicenda, forse dire cose che non si conoscono e che non vengono dette. Sì, dobbiamo riconoscere questo. Innanzitutto che la politica nazionale, il dibattito della politica nazionale non riguarda mai i temi della politica estera. Io sono un appassionato di politica estera, non solo sulla vicenda ucraina, altre cose. Noto il fatto che sono stato in Siria pochi mesi dopo in Israele, peraltro anche con lo stesso passaporto. Quindi sono appassionato di politica estera e mi spiace vedere come purtroppo il dibattito politico nazionale non contempli i temi della politica estera. Eppure io dico, ahimè, queste settimane magari il tema di quota 100 piuttosto che del reddito di cittadinanza ha occupato gli spazi dell'informazione e del dibattito politico. Però il futuro dei nostri figli, secondo me, dipende di più dalla collocazione geopolitica che avrà l'Italia e l'Europa occidentale
da qui ai prossimi 20 anni nell'ambito dello scenario internazionale, piuttosto da un reddito di cittadinanza che oggi c'è e domani può non esserci. Ci sono interessi grossi per quanto riguarda soprattutto noi che siamo un paese produttore, il tema dell'energia e non solo, anche l'apertura di determinati mercati che possono determinare lo sviluppo e la crescita, un'inversione di tendenza di quella che è la nostra crisi, piuttosto che magari una decrescita che, ahimè, secondo me può rendere solo felice qualcuno, ma non ho mai incontrato persone molto felici di decrescere. Ecco. Questo non parlarne, forse perché il popolo italiano non è interessato e di conseguenza si punta a parlare di ciò che più interessa, oppure perché è comodo non parlarne? Allora, innanzitutto è più facile, perché è più facile parlare del reddito di cittadinanza e di quota 100 che non magari di temi obiettivamente più complessi, più difficili da spiegare e che apparentemente hanno minore impatto sulla quotidianità dei cittadini. E poi perché c'è comunque un interesse internazionale, perché se ne parli poco. Una guerra a 1000 chilometri nel cuore del continente europeo tra cristiani, in fin dei conti, rappresenta la sconfitta per tutte le istituzioni, cioè rappresenta una sconfitta per l'Unione Europea, che, come emerge dalla lettura del libro, ha avuto un ruolo assolutamente maldestro sull'intera vicenda. Rappresenta una sconfitta per la cristianità, perché, ripeto, ci sono cristiani che stanno ammazzando altri cristiani. Rappresenta una sconfitta per gli organismi internazionali come l'ONU, perché cosa serve avere le Nazioni Unite se poi ci sono appunto conflitti con morti in quello che è, insomma, il centro anche di popoli che comunque sanno che cos'è il rispetto della vita, sanno che cosa sono i temi che ci sono più cari in termini valoriali. Quindi penso che da questo punto di vista gli italiani hanno sì forse una loro partecipazione alle colpe, ma le colpe più gravi riguardano il tema dell'informazione, perché volutamente questa guerra è stata messa a tacere. Vi faccio un esempio. Quando io sono andato la prima volta nel Donbass, quindi nell'Ucraina sudorientale, quella oggetto in questo momento di morti e di bombardamenti, di distruzioni. Sono arrivato dopo un lungo viaggio di 5 ore su un pulmino che era già vecchio ai tempi di Khrushchev, scortati dai soldati armati. Peraltro abbiamo dovuto fare un giro particolarmente lungo perché il territorio era minato dall'interno della Federazione Russa, quindi da Rostov fino a Donetsk. E quando sono arrivato lì c'era un giornalista, un freelance che lavora per diverse testate, italiano, e io sono arrivato, ero in compagnia di un senatore italiano, il senatore Lucio Malan, e questo giornalista mi ha detto: guarda, io vi aspettavo, sapevo che voi arrivavate, lavoro con diversi giornali. E ho detto: ma lavori con diversi giornali, ma non è che in Italia se ne... Dice: guarda, io mando pezzi tutti i giorni di quello che succede qui, però devo dire, io lavoro con Fatto, Repubblica, Stampa, il giornale di Ferrara, che adesso non ricordo, no, comunque tutta una serie di testate, e dice: devo dire, soltanto una ogni tanto mi pubblica qualcosa, ma altre non, assolutamente, come ci fosse una... La voglia proprio di escludere questo argomento da quelli trattati. E dice: guarda, ti faccio una confessione, essendo anche appunto freelance per quanto riguarda anche il rapporto con la stampa, sapendo che voi siete piemontesi, ho avvisato che sarebbero arrivati su due politici piemontesi, ho fatto i nomi, e dalla redazione torinese ci hanno detto: ah, bene, visto che sei in Ucraina, cerca di farci una foto di Bertotto magari vicino a qualche fanciullo ucraino, poi il pezzo lo facciamo noi qua. Questo per dire che si cerca il folklore. Poi avessero visto i posti dove era, non è l'Ucraina, che uno può pensare, perché parlavamo di un albergo che in quel momento non aveva il gas, si stava al freddo, la corrente andava a venire, il sottofondo erano i bombardamenti che ancora si sentivano in lontananza. Quindi voglio dire, anche un atteggiamento decisamente sprovveduto da parte dell'informazione. Devo dire che se proprio
è stato escluso qualcosa nel trattare, tra gli argomenti trattati del libro, è stato il tema dell'informazione, perché è molto complesso, perché riguarda, diciamo, dovrebbe essere collegato a tutta una serie di altre vicende internazionali, non escluso che questo possa essere trattato in un successivo libro. Quindi un'anticipazione a quello che già sarà praticamente già dato adesso. Sì, ho avuto tanti esempi di cattiva informazione o di informazione. Posso fare un altro esempio. Ero in Crimea proprio durante il periodo del referendum. Avevo appena fatto la conferenza stampa lì, ci saranno state 150 testate di tutto il mondo. Certo. Io avevo appena finito di dire quello che avevo appena visto, cioè il fatto che comunque c'era stata una grande partecipazione e che il 98% dei cittadini si erano orientati per aderire alla Federazione Russa e quindi staccarsi da Kiev, e che, insomma, avevo fatto un appello alle autorità della Crimea dicendo comunque di avere rispetto di quel 2% che comunque la pensava in maniera diversa, o di quel 5-6% che non era comunque andato a votare. Questo era stato un po' il mio commento con i giornalisti, peraltro fatto in inglese. C'era Radio Rai e mi aveva chiesto di fare alcune dichiarazioni in italiano che sarebbero poi state trasmesse presso la radio. E mi è stata fatta una domanda molto semplice: lei ha avuto contatti con italiani residenti in Crimea? Ed effettivamente io, prima di partire, mi era stato dato un numero di telefono di una signora che faceva un po' da riferimento per la comunità italiana. Io ho chiamato questa signora dicendo che da lì a poche ore avrei preso l'aereo per andare appunto a Simferopoli. E questa signora mi disse: ah, bene, visto che lei è parlamentare europeo, mi raccomando, noi non abbiamo paura dei russi, noi temiamo quelli di Kiev, perché quelli di Kiev, lei che è parlamentare europeo, lo dica, sono dei falsi europeisti, vogliono solo farsi dare i soldi dall'Unione Europea, ma loro non sono dei veri europeisti, noi ci sentiamo più russi e non temiamo assolutamente i russi. Mentre stavo dicendo queste cose a Radio Rai, la giornalista ha chiuso l'intervista dicendo: no, noi abbiamo informazioni diverse, quindi è inutile che trasmettiamo queste sue dichiarazioni. E le mie dichiarazioni non sono state trasmesse. Se vuole posso anche fare altri esempi. Questo per far capire che il clima, indipendentemente dall'orientamento delle testate, era comunque unilateralmente orientata a descrivere una situazione come se ci fosse un invasore, come ci fossero i buoni e i cattivi. E io ripeto, in politica internazionale, ma forse anche in altri ambiti della vita, e forse anche della politica, la differenza tra buoni e cattivi penso che bisogna essere un po' presuntuosi per volerla fare. Un autoimbavagliamento praticamente da parte delle testate. O una scelta di comodo. Non dimentichiamo che, lo dico in uno studio televisivo, lo dico a una giornalista, i cosiddetti inviati sul posto, io ne ho visti pochi, perché gli inviati lavorano più al PC, a prendere le testimonianze magari dai social di qualcuno, ma io sul posto ne ho visti pochi, e questo determina molte volte la ripetizione di determinate notizie che a volte sono originariamente false, ma quando vengono riprese più volte diventano quasi delle verità. Ero in Crimea, ero a Yalta un paio d'anni dopo, passeggiavo peraltro per Yalta con un importante parlamentare russo che in Italia è conosciuto perché si chiama Karpov, è stato 16 volte campione del mondo di scacchi, e Anatoly, siamo amici, chiacchieravamo, passeggiavamo, lui è comunque un importante esponente del Parlamento russo, e mentre chiacchieravo ho dato un'occhiata alle notizie e guardavo su un giornale, però un giornale politicamente abbastanza schierato, perché parliamo del giornale, di quello allora diretto da Feltri, o forse non c'era più Feltri, comunque diciamo un giornale, diciamo, definiamolo orientato nell'area di centrodestra, che non aveva nemmeno motivi di avere rancori nei confronti della Federazione Russa, del presidente Putin. E leggevo una notizia, purtroppo triste, perché parlava di un attentato a Donetsk, dice, l'articolo diceva
un articoletto, era una breve, come lo definite voi giornaliste, dice: una bomba esplosa vicino all'ospedale di Donetsk, ci sono stati 3 morti, 2 all'interno dell'ospedale, 1 era un passante per la strada. Donetsk è una città in questo momento sotto pressione, e diciamo non, dove gli attentati non sono una cosa abbastanza insolita, perché vive da diverso tempo un clima di guerra determinato dall'occupazione fissa e strutturale da parte delle forze militari russe. Ecco, quindi c'era una falsità di fondo, perché non c'è nessun militare russo che è andato a occupare quelle terre. Ci sono molti miliziani da una parte e dall'altra che si stanno confrontando, ma non c'è nessuna occupazione da parte di un esercito ufficiale. Però basta prendere un'agenzia, fare un copia e incolla, riprenderla, e ahimè anche un giornale che obiettivamente non aveva nemmeno un motivo pregiudiziale nei confronti della Federazione Russa ha pubblicato una notizia falsa. Nel libro, nella sinossi del libro, c'è scritto tante curiosità. Qualcuna, diciamone qualcuna. Qualcuna. Ad esempio, 2 o 3. Allora, una la diciamo, è anche riportata sul libro, cioè il fatto, ad esempio, che durante una conversazione telefonica il sottosegretario di Stato del governo degli Stati Uniti d'America, parliamo del governo Obama, guida Obama, quindi diciamo come fosse un nostro sottosegretario agli esteri, con delega ai rapporti con l'Unione Europea, in un'intercettazione telefonica, parlando con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, viene a dire, ma l'ambasciatore gli propone una soluzione che avrebbe potuto in quel momento calmare le acque e non far deflagrare quello che poi in realtà è successo nell'ambito, parliamo del periodo del Maidan, quindi quando c'era questa rivoluzione colorata e forse anche finanziata da certi poteri internazionali nella piazza principale di Kiev. Questa importante politica, Victoria Nuland, appunto sottosegretario di Stato alla politica estera, dice l'ambasciatore gli propone questa soluzione, e lei ne propone un'altra, l'ambasciatore dice ma quello che dice lei potrebbe non essere gradito all'Unione Europea, e lei risponde l'Unione Europea si fotta, ma il termine è proprio esatto. Io mi immagino, se un ministro o un sottosegretario degli esteri dovesse mai essere intercettato nel corso di una sua conversazione e dovesse dire gli Stati Uniti si fottano o la Federazione Russa si fotta, penso che nel giro di un quarto d'ora il governo riceverebbe le dimissioni di questo sottosegretario. Questa signora ha continuato a fare il sottosegretario agli esteri e con delega ai rapporti con l'Unione Europea, e la reazione del governo Obama è stata colpa dei russi che hanno intercettato la telefonata. Ma nessun accenno alle scuse a un'Unione Europea che peraltro nell'ambito della vicenda ucraina si è mossa malissimo, ne è stata sotto certi aspetti la causa, e dire che è stata maldestra mi sembra usare un termine persino elegante. Però, ripeto, questo è il clima. Un'altra curiosità che riguarda gli italiani, la famosa canzone partenopea, O sole mio, immaginiamo che sia stata scritta e musicata con il Vesuvio alle spalle, magari davanti al mare campano, e invece no, è stata scritta in Ucraina, proprio dalle parti di Yalta. Comunque si parla nel libro, si fa accenno una nota a questa curiosità. Un'altra curiosità, questa fa anche pensare. Come fa? Noi immaginiamo, no? L'abbiamo studiato sui libri di storia, quando uno Stato conquista un altro Stato, manda il suo esercito, occupa i centri di potere, pianta la bandiera e dice questo Stato adesso è mio, lo controllo io, diventa una regione, lo annette, insomma ci immaginiamo che possa succedere quello. Invece è stata adottata nei confronti dell'Ucraina un'operazione che ha dell'incredibile. Immaginiamo, ma ce lo potremmo immaginare noi, che in Italia domani un tedesco, un francese e un inglese vengono in Italia
e uno viene nominato ministro dell'economia, l'altro viene nominato ministro della sanità e un altro ancora magari ministro degli esteri. Questi prendono la cittadinanza italiana, uno magari non parla nemmeno l'italiano, da quel momento noi siamo governati da queste tre persone. Ma immaginiamo che il ministro dell'economia tedesco, però ministro italiano, quando opera faccia gli interessi dell'Italia o quelli magari della Germania. Certo. Ecco, in Ucraina è successo quello, che tre ministri, un americano, un georgiano, un lituano, hanno preso la cittadinanza ucraina il giorno in cui sono stati nominati ministri. Abbiamo importanti finanzieri come George Soros che scrivono lettere, mandano comunicazione al presidente dicendo: tu sei fortunato che hai tre ministri stranieri che ti potranno aiutare, ho già sentito l'Unione Europea che ti darà dei soldi. Quindi pubblicate, abbiamo anche le lettere, quindi veramente delle curiosità che ci fanno capire come in realtà nella vicenda ucraina si mescolano interessi soprattutto legati ai temi dell'energia che sotto certi aspetti non solo riguardano l'Italia ma riguardano l'intero sistema internazionale. Davvero un libro interessante, adesso lo sta presentando in giro nelle grandi città? Sì, adesso in questo momento io sono così preso tra due fuochi, nel senso che da una parte la presentazione del libro, dall'altra il fatto che comunque è cosa abbastanza nota che sono ricandidato al Parlamento Europeo, quindi campagna elettorale e presentazione del libro, due cose che mi piacciono, entrambe lo devo dire, perché chi ha la passione per la politica nel momento della campagna elettorale comunque vive con un entusiasmo particolare le sue ore, le sue giornate, e non solo le giornate, ma a volte anche le serate, le notti inoltrate. E la presentazione del libro, che per me è un'esperienza nuova, perché comunque non mi ero mai misurato da un punto di vista letterario. Peraltro sto lavorando a un altro libro contemporaneamente, ma molto più light, sulle istituzioni europee, ma immagino che non uscirà sicuramente a breve, appunto, causa campagna elettorale. Però ripeto, al di là di quello, sì, ci saranno presentazioni nei capoluoghi di regione, nelle città di province, anche nei comuni più piccoli, perché è ormai diventato quasi un impegno personale, cioè quello di far conoscere attraverso le mie testimonianze, attraverso quello che è stato scritto, la vicenda ucraina, la mia interpretazione, il mio libero pensiero, che è il pensiero di un italiano sulla vicenda. Io ricordo quando sono stato in Federazione Russa diverse volte, giornali soprattutto stranieri che mi telefonavano dicendo: guardi, le intervistiamo perché vorremmo sapere da parte sua, in quanto politico filo russo piuttosto che... ha detto: guardi, ho sbagliato numero, io sono esclusivamente filo italiano, e questo è un libro che pone l'Italia al centro dei miei pensieri. Cioè, Salvini, che mi sembra in questo momento utilizzi come slogan prima gli italiani, ecco, il mio slogan in questo libro è prima l'Italia. Nel senso di analizziamo tutta la vicenda ucraina dal punto di vista degli Stati Uniti, dal punto di vista della Federazione Russa, dal punto di vista, ahimè, maldestro dell'Unione Europea, ma analizziamola con gli occhi degli italiani, quindi con quelli che sono i nostri sentimenti, i nostri approcci, perché non dimentichiamo che noi siamo uno Stato che non è mai stato nemico né della Federazione Russa né degli Stati Uniti, ma non lo siamo stati mai, né durante la Prima Guerra Mondiale né durante la Seconda. In fin dei conti noi italiani siamo simpatici a tutti, me ne sono accorto girando il mondo, e quindi grazie a questa simpatia che raccogliamo in giro per il mondo, che molte volte si trasforma in invidia da parte dei cosiddetti alleati europei, abbiamo un'enorme fortuna, quella di poter essere protagonisti nella vicenda semplicemente con il nostro saper agire e saper fare. Ringraziamo Fabrizio Bertot per essere stato ospite di Quattro Chiacchiere con e Ucraina, la guerra geopolitica tra Stati Uniti e Russia, in libreria. Grazie, continuate a seguirci. Grazie a voi, arrivederci. Thank you.
La pizzeria Orchidea Salassa ha cambiato orario, aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23.30. Pizzeria Orchidea, gustose pizze di diverse varietà, antipasti e prelibati dolci. Venite alla Pizzeria Orchidea in via San Ponso, Cascina Pianter 2, a Salassa.